Aperta a Catanzaro la mostra itinerante La Grande Guerra, allestita dall'Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell'Esercito, che rievoca con fotografie, stampe e illustrazioni d'epoca i passaggi, i volti ed i luoghi della Prima Guerra Mondiale. L'obiettivo, ha detto il generale Vito Dell'Edera, comandante del Comando Calabria, è far conoscere uno spaccato di storia che tanto ci rappresenta, soprattutto ai giovani che, grazie all'intesa con l'ufficio scolastico, hanno partecipato numerosi. Ormai possiamo dire, dopo aver esposto in quelle di Crotone, di Cosenza e di Vibo Valentia, poi la mostra è stata visitata da migliaia di studenti. Oltre ai tabelloni, che la mostra si compone di 18 tabelloni tematici in cui sono riportati in maniera chiara e concisa i concetti che caratterizzano la Grande Guerra, dobbiamo dire che è stato un vero successo anche la proiezione del film Fango e Gloria, dove sono ripresi questi concetti nell'ambito della fiction e dove sono stati apprezzati il lavoro di ristrutturazione dei filmati dell'Istituto Luce dell'epoca. All'inaugurazione ha partecipato anche il prefetto Luisa Ratella, che ha sottolineato come la mostra rappresenti un segno di unità per il nostro territorio. L'iniziativa ha visto la collaborazione degli storici e collezionisti Mario Sacca e Domenico Concolino. Cosa significa contribuire a riportare alla mente, alla memoria, quello che è stato il primo conflitto mondiale? Bisogna dare ai giovani una informativa molto più dettagliata di quella che danno i libri di storia. E quindi cerchiamo, attraverso questi pannelli che sono stati editi dall'esercito italiano, assieme a quelli che è stato il nostro contributo con gli altri pannelli che raccontano un po' più analiticamente quelli che sono stati i vari aspetti, cerchiamo di dare l'idea precisa di quella che sono state le cause e quali sono stati i valori che ancora oggi sono vivi nel cuore degli italiani. La storia della Grande Guerra e i simboli esistenti ancora oggi della Grande Guerra dimostrano che i calabresi hanno partecipato alle battaglie più importanti. Quindi sono a pieno titolo, diciamo, dentro la grande storia d'Italia. Ancora oggi nelle famiglie, anche nelle nostre famiglie, c'è il culto della memoria di chi ha partecipato alla Grande Guerra e quindi a quegli eventi, e quindi il culto dell'unità d'Italia come obiettivo di tutti quanti. Come paese non significa essere nazionalisti, ma stare nel contesto del mondo con la nostra identità. Non possiamo stare con l'identità altrui.